In primo piano la donna incinta, malmenata, sull'autobus a Rimini. Start Romagna annuncia presto telecamere su ogni mezzo e il sindaco Gnassi assicura che il comune si costituirà parte civile contro chi ha aggredito la 39enne. Stop ai furbetti delle case popolari a Rimini. Entreranno in vigore dal 1 ottobre le nuove regole per il calcolo del canone d'affitto. Attivato il procedimento di decadenza per 26 famiglie. In regione, strage a Barcellona. Il presidente Bonaccini dice gli assassini non vinceranno. In segno di lutto, Viale Aldo Moro ha esposto le bandiere dell'Unione Europea, quelle italiane e della Spagna a mezz'asta. Il meeting al Via Domenica, in Fiera Rimini, la kermesse di Comunione e Liberazione, apertura affidata al Premier Gentiloni, previsti 120 incontri con quasi 300 relatori. Ben ritrovati, con la nostra informazione apriamo stasera il nostro telegiornale occupandoci della 39enne, la donna senegalese che è stata apostrofata prima e poi malmenata e picchiata all'interno di un autobus di Rimini. La donna al sesto mese di gravidanza è stata violentemente picchiata da una coppia di giovani, un 22enne e una 19enne sull'autobus. Ebbene, la situazione della donna è tenuta sotto controllo dall'ASL e dai servizi sociali, come ha chiesto il sindaco della città riminese Andrea Gnassi, che oggi ha sentito la 39enne telefonicamente, le ha manifestato tutta quanta la vicinanza e la solidarietà della città e ha assicurato che il comune si costituirà parte civile contro chi l'ha aggredita. E ieri, a poche ore dall'episodio, era anche intervenuto il vice sindaco Gloria Lisi, ha parlato di atto vigliacco e ha parlato di una situazione davvero incomprensibile. Le sue prime parole erano davvero forti, vi raccontiamo tutto nel nostro servizio. Un attacco vile che mi sconvolge come donna e come cittadina. Sono le parole del vice sindaco di Rimini, Gloria Lisi, che parla dell'episodio nel quale due ragazzi, una 19enne di Ancone e un 22enne di Caserta, sul bus della linea 11, hanno aggredito una 39enne di origine africana al sesto mese di gravidanza. È stata proprio la donna, prima di sentirsi male ed essere accompagnata al pronto soccorso, a raccontare agli agenti quanto accaduto. Un attacco vile che mi sconvolge, dice la Lisi, che annuncia in caso venisse confermata l'aggravante razzista, intenzione del comune di costituirsi parte civile e che viene il giorno dopo il ricordo del sacrificio dei tre martiri che hanno contribuito a rendere Rimini una città libera dai soprusi e da violenze in nome della libertà e della solidarietà. Valori che sono il DNA della nostra città e che non permetteremo a nessuno di infangare, aggiunge la vice sindaco, profondamente turbata da quanto è accaduto. Se la prima ricostruzione venisse confermata, voglio a nome mio e dell'amministrazione comunale condannare l'aggressione, spiega Gloria Lisi, dando alla signora, vittima, la nostra piena solidarietà e sostegno. Non solo, se venisse confermata l'aggravante razzista, il comune di Rimini valuterà, come ha già fatto nel caso di Emmanuel, il giovane ragazzo nigeriano aggredito brutalmente davanti ad un supermercato, di costituirsi parte civile. Questi casi mettono in evidenza un lato violento della nostra società che fa riflettere, argomenta ancora la Lisi, una donna incinta che per definizione dovrebbe essere circondata da ancora più protezione ed affetto e girare con tutte le tutele possibili per la città, viene invece vigliacamente attaccata e insultata. Una fragilità che fa forti vigliacchi, come troppo spesso, per altri versi, ci capita di ascoltare negli sportelli contro la violenza sulle donne. Questo è un caso estremo, conclude la Lisi, che testimonia però la brutale tendenza alla prevaricazione sui deboli che questa società attacca invece di difendere. Il razzismo è un ulteriore aggravante che non vogliamo né possiamo tollerare. E su questa vicenda è intervenuta oggi anche Start Romagna, azienda che gestisce i trasporti pubblici in regione, parla di servizi di costa oggetto di particolare attenzione per quanto riguarda la prevenzione dei fenomeni, quali il borseggio e la microcriminalità in genere. A tale scopo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con le prefetture locali per l'installazione, dice, di telecamere di bordo già presenti su un buon numero di autobus che entro il prossimo anno saranno collocate pressoché
su tutta la flotta di Start Romagna grazie a un forte investimento e sono state sviluppate collaborazioni con le forze dell'ordine locali per assicurare azioni preventive e dunque evitare che si ripetano situazioni come quella di mercoledì. E alla solidarietà alla donna è aggiunta anche da CGIL sostegno nei confronti della donna incinta vittima di un gravissimo episodio di razzismo. La donna aveva reagito ad un tentativo di rapina ed è stata insultata e malmenata. C'è un intervento, come detto, anche di CGIL che parla di cultura dell'odio che ci sta invadendo in modo diverso e possibile, solidale, umano, accogliente ed equo. Bisogna però essere in grado, scrive CGIL in una nota diffusa nel pomeriggio, di governare i cambiamenti rimuovendo alla radice gli effetti degeneranti di alcuni fenomeni, perché l'inclusione va costruita e non va solo affermata, secondo CGIL. Voltiamo adesso decisamente pagina, anche se restiamo in cronaca. Un militare del 7° reggimento Aves a Vega di Rimini è stato denunciato, piede libero per rapina in concorso con un transessuale brasiliano ai danni di un cliente. Il caporal maggiore 41enne avrebbe minacciato con una pistola, poi risultata finta, l'uomo che si era rifiutato di pagare i 100 euro pattuiti. È successo alla vigilia di Ferragosto, quando un uomo di 39 anni ha denunciato ai carabinieri di aver subito una rapina in casa da parte di un transessuale dopo aver scelto su un sito di incontri brasiliano con il quale intrattenersi per la notte. L'uomo lo ha raggiunto in un'abitazione di Riccione, ma una volta visto il transessuale avrebbe cambiato idea senza consumare la prestazione e quindi senza volerla pagare. A quel punto il trans ha chiamato in aiuto il caporal maggiore, che con una pistola ha minacciato il cliente, preso anche a schiaffi in faccia dal brasiliano finché non ha pagato. Il militare e il transessuale sono stati iscritti nel registro degli indagati per rapina in concorso. Sono positivi gli esiti del monitoraggio che ARPA Emilia Romagna ha svolto mercoledì sulle acque di balneazione del territorio di Riccione, dei prelievi periodici effettuati nei consueti punti del rio dell'Asse, la foce del Marano, 50 metri a sud, Fogliano Marina e il Porto Canale, non sono state riscontrate criticità. Tutti i campioni hanno evidenziato parametri microbiologici conformi ai limiti di legge, nonostante i risultati degli ultimi campionamenti siano buoni, sottolinea l'assessore all'ambiente da Perla Verde Lea Armeti, e conferma che lo stato di salute del mare unito a fattori coincidenti come la pressoché mancanza di piogge è positivo. Sotto il profilo microbiologico, per trasparenza e bellezza dell'acqua, sappiamo che occorrono azioni concrete e ulteriori prelievi lungo i fiumi per verificare ogni possibile concausa che determini l'alterazione dei valori delle acque. Ancora una volta la mano vigliacca di assassini ha colpito ciecamente con il solo obiettivo di uccidere più persone possibili. Non vinceranno, lo sostiene il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini all'indomani degli attentati di Barcellona e Cambrils in Spagna. Il loro farneticante progetto, si legge sul sito web della regione, si infrangerà contro quei principi di democrazia e libertà che l'Europa e tutte le grandi democrazie hanno conquistato a caro prezzo. Quindi conclude il presidente Emiliano Romagnolo un forte augurio di pronta guarigione ai feriti, un commosso cordoglio alle famiglie delle vittime in segno di lutto. La regione questa mattina ha esposto le bandiere dell'Unione Europea, dell'Italia, della Spagna, mezz'asta all'ingresso dell'Assemblea Legislativa. E adesso voltiamo decisamente pagina, perché con la nostra informazione ci occupiamo dei furbetti delle case popolari. A Rimini entreranno infatti in vigore dal 1 ottobre le nuove regole per il calcolo del canone d'affitto, attivato il procedimento di decadenza per 26 famiglie sentite. Stop ai furbetti delle case popolari. Entreranno in vigore a Rimini dal 1 ottobre le nuove regole sulla base delle disposizioni in materia della Regione Emilia-Romagna per il calcolo del canone d'affitto negli appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Equità sociale e contrasto a chi non ha diritti, impedendo quelli degli altri, spiegano da Palazzo Garampi, sono i due grandi obiettivi che ci stanno guidando in questo importante corpus di modifica dei regolamenti per gli alloggi residenziali pubblici. Modifiche che vanno a favorire il turnover a favore delle famiglie
più in difficoltà con un approccio nuovo che privilegia un aiuto verso una progressiva indipendenza piuttosto che un assistenzialismo fuori dal tempo e non più funzionale ai nuovi e mutevoli bisogni espressi dalla società di oggi. Il canone d'affitto sarà calcolato, oltre che sulle fasce di reddito degli inquilini, anche su una serie di indicatori come la metratura, le caratteristiche qualitative dell'appartamento, il comune e la zona in cui è ubicato. Solo per le famiglie a bassissimo reddito, che rientrano nella fascia di protezione, è confermato il criterio di non applicare il canone oggettivo, ma solo quello del reddito. I nuclei familiari assegnatari sono distinti in due fasce, una fascia di protezione in possesso di un valore ISEE massimo di 7.500 euro, una fascia d'accesso con ISEE compreso tra i 7.500 e i 17.154 euro e una fascia di permanenza in possesso di valore ISEE da 17.154 a 24.016 euro. Si tratta di importanti novità nella direzione di una maggiore equità sociale e di lotta ai furbetti delle case popolari già intrapresi negli ultimi anni dalla amministrazione comunale riminese attraverso una serie di interventi di controllo e verifica reddituale. Al di là del caso eclatante dell'anziana signora a cui sono stati trovati redditi per più di 500.000 euro, sono diversi i casi emersi dai controlli incrociati di questi mesi: l'abbassamento del limite ISEE per la permanenza e l'introduzione di un limite al possesso di patrimonio immobiliare ha comportato nel comune di Rimini la perdita e la relativa attivazione del procedimento di decadenza per 26 famiglie. Si sono svolti stamattina a Ravenna la presenza di centinaia di persone ai funerali di Massimo Matteucci, ex presidente della CMC, scomparso martedì dopo aver accusato un malore in barca. Grandissima è stata la partecipazione di ex compagni della CMC, con la presenza di tanti amici, dipendenti, sindacalisti, forte anche la solidarietà del mondo politico, con la presenza tra gli altri dell'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, degli assessori Roberto Fagnani e Massimo Camegliani, del sindaco Michele De Pascale, degli ex sindaci Fabrizio Matteucci e Widmer Mercatali. Il corteo ha fatto tappa alla CMC di Via Trieste, dove è stato esposto un cartello con scritto "Ciao Massimo" per dare l'ultimo saluto all'ex presidente. Al corteo hanno partecipato anche alcuni giocatori della Bunge e il direttore generale Marco Bonitta. Jackpot del Super Enalotto, solo sfiorato a San Giovanni in Marignano nel Riminese, dove nel concorso di giovedì 17 un fortunato giocatore ha centrato l'unico 5 in tutta Italia e si è aggiudicato un maxi premio da oltre 154.000 euro. La schedina vincente è stata convalidata al bar di Paoli di Viale Morciano con una giocata quick pick. Adesso il premio per la schedina esatta è da 22,9 milioni di euro. In Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014 con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo, mentre da inizio anno la vincita più alta è un 5 più 1 da 484.000 euro centrato a Bologna lo scorso 2 maggio. Andiamo in regione adesso con la nostra informazione, parliamo di difficoltà, di problemi alle campagne, in questo caso ai frutteti. Bene, Confagricoltura lancia l'allarme, evidentemente la siccità sta creando molti problemi, tanti problemi dal 1994, dice la stazione di categoria, sono stati cancellati in regione il 43% dei frutteti. Da Bologna il servizio è firmato dal collega Alberto Maio. La siccità di quest'anno non ha fatto che aggravare una crisi dei frutteti che si prolunga da anni. La denuncia arriva da Confagricoltura. Dal 94 ad oggi, secondo l'associazione, la superficie dedicata alle colture arboree in regione si è pressoché dimezzata, passando da 99.438 a 57.559 ettari, ossia in Emilia-Romagna si sono persi quasi il 43% dei frutteti, nonostante sia migliorata la produttività per ettaro. In particolare la superficie coltivata a pesche, scrive ancora l'associazione dei produttori, è crollata da 20.988 a 6.106 ettari e quella delle nettarine da 17.728 a 8.563. La pericoltura ha cancellato quasi 10.000 ettari di impianti, ridimensionando le sue coltivazioni, e la melicoltura si è ridotta addirittura da 11.733 a 4.821 in base al rapporto agroalimentare Regione Unioncamere.
Motivo principale di questa riduzione, secondo Confagricoltura, da imputare alla crisi dei prezzi, dovuta alla scarsa competitività della frutta italiana rispetto a quella estera e alla maturazione in contemporanea di svariate varietà, accelerata dal clima africano che ha creato un parziale eccesso di offerta sui mercati. In più, quest'anno sono lievitati i costi di produzione, soprattutto per l'aggravio derivante dal consumo di energia elettrica. L'irrigazione di soccorso, dice ancora Confagricoltura, è costata 5 centesimi in più al chilo e non è bastata perché la pianta ha sofferto comunque delle ondate di calore, così il calibro raccolto è risultato lontano dallo standard valorizzato dal mercato e richiesto dal consumatore. Un fenomeno questo che ha colpito indifferentemente pesche, albicocche e pere, ma anche le prime mele raccolte sono mini. Non va meglio, dice ancora Confagricoltura Emilia Romagna, neppure per chi produce kiwi e raccoglierà alla fine di ottobre. La varietà più diffusa vive il suo momento clou proprio nei mesi di giugno e luglio, quindi la sua stagione si preannuncia anche in questo caso critica. Ancora uno sguardo alla cronaca, perché deve scontare 2 mesi di reclusione per guida in stato d'ebbrezza. Un 60enne modenese è stato arrestato ieri dagli agenti del posto di polizia estivo di Cesenatico in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo, multato anche di 1.200 euro, era stato condannato nel 2011 dal Tribunale di Ravenna. Il modenese si trovava ancora all'interno della sua stanza di un albergo nella zona prospiciente il mare Cesenatico, dove si era recato per trascorrere un breve periodo di vacanza, sicuramente ignaro del provvedimento che gravava a suo carico. L'uomo, infatti, dopo aver scontato in passato parecchi anni di carcere perché è accusato di essere a capo di una banda di criminali che trafficava nel campo delle sostanze stupefacenti nella zona del modenese, non pensava di poter incappare in ulteriori guai con la giustizia per un fatto ritenuto dallo stesso sicuramente di poco conto e che probabilmente aveva sottovalutato rispetto a quello per cui in passato aveva dovuto pagare il debito con la giustizia. Le altre notizie adesso in cronaca, come sempre, nelle nostre pillole. Borseggiatrice nella rete dei carabinieri a Rimini. Gli uomini dell'aliquota operativa, a seguito di una segnalazione al 112, hanno arrestato una 68enne di nazionalità bulgara, sorpresa dai militari in abiti civili, subito dopo il furto di un portafogli contenente 100 euro commesso ai danni di una donna anziana di 82 anni. L'area furtiva è stata interamente recuperata e restituita alla donna. Stamattina la bulgara, già con precedenti specifici, è stata condannata a 10 mesi di reclusione tradotta al carcere femminile di Forlì. I carabinieri di Cesenatico, al termine di un'attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito un 28enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. All'esito degli accertamenti è emerso che l'uomo, lo scorso 15 luglio, si era impossessato di alcuni oggetti custoditi all'interno di una Renault Scenic di proprietà di un 42enne di Cesenatico, parcheggiati in strada. Per mettere a segno il furto, l'indagato aveva infranto il vetro del finestrino posteriore sinistro, rubando dal bagagliaio una borsa contenente vari documenti, un cellulare, una GoPro, una carta di credito, un bancomat e le chiavi di casa. Col bancomat aveva tentato di eseguire 3 prelievi non andati a buon fine in uno sportello automatico di Viale Trento. Truffa dell'abbraccio. Ieri pomeriggio verso le 16, un anziano che si trovava nel piazzale di un supermercato di via Faentina a Ravenna è stato avvicinato da 2 donne che hanno provato a raggirare l'uomo mostrandosi gentili e abbracciandolo. L'anziano, insospettito dal loro atteggiamento, le ha subito allontanate, ma le donne hanno reagito spintonandolo e spingendolo fino a portargli via il Rolex che aveva al polso. Sul posto sono giunti i carabinieri di Ravenna. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi delle stesse 2 donne che nelle ultime settimane hanno messo a segno diverse rapine con la stessa tecnica in tutto il Ravennate. Temporali, temperature estreme, vento sull'Emilia Romagna dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di sabato, con stazionarietà dei fenomeni nelle 48 ore successive. Nella nota diramata oggi da ARPAE si prevede disagio bioclimatico moderato sulla pianura emiliana orientale per temperature massime fino a 36 gradi, elevata umidità relativa, debole disagio bioclimatico nelle pianure romagnola ed emiliana centrale nei maggiori centri urbani. Dal tardo pomeriggio sono previsti temporali di moderata a forte intensità su tutto il territorio regionale, con accumuli compresi tra i 20 e i 50 mm più probabili sulle pianure emiliane orientali e centrali, dove i fenomeni persisteranno anche nella sera notte. Possibili grandinate, raffiche di vento e fulminazioni associate ai temporali. In serata intensificazione del vento da nord-est fino a 35 nodi sulla costa ferrarese e fino a 25 nodi su quella romagnola e pianure emiliane orientali e centrali. Parliamo anche del meeting al Via Domenica in Fiera Rimini, la kermesse di Comunione e Liberazione, apertura affidata al Premier Gentiloni, previsti 120 incontri con quasi 300 relatori sentiti.
Sarà il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ad aprire domenica in Fiera Rimini la 38ª edizione del Meeting, una settimana dal 20 al 26 agosto, nella quale la città rivierasca diventerà la capitale estiva del dibattito politico. Quest'anno, ad ispirare gli organizzatori, una frase del Faust di Goethe, quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo, che pone l'accento sul bisogno per l'uomo di riappropriarsi su quello che gli è stato lasciato. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlerà in particolare dell'eredità e del futuro dell'Italia. Nel corso del meeting sono previsti 120 incontri con quasi 300 relatori, tanti personaggi di primo piano. Ci sarà l'ex premier Enrico Letta, oltre ai governatori di Emilia Romagna, Lombardia e Liguria, Stefano Bonaccini, Roberto Maroni e Giovanni Toti, il sindaco di Firenze Dario Nardella, l'ex leader di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti e l'ex presidente della Camera Luciano Violante. In fiera Rimini il 24 agosto arriverà anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, chiamato a fare il punto sulla crisi economica. Il giorno seguente è in programma un faccia a faccia tra il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan. In fiera ci sarà anche il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti e il suo collega allo sviluppo economico Carlo Calenda. In questo crollo generale delle evidenze e delle certezze, dice la presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Emilia Guarnieri, riguadagnare significa tornare a qualcosa di passato. L'immagine del manifesto, dell'albero radicato a terra nelle solide radici e slanciato nella fantasia variopinta dei suoi rami, per Guarnieri è l'immagine plastica che riguadagnare ha a che fare col nuovo, con la creatività, con la libertà di un nuovo inizio, che ogni uomo sia consapevole di ciò che ha ereditato, della ricchezza di cui è portatore. È fondamentale perché ci si possa lanciare verso un nuovo inizio. La giornata conclusiva del meeting, sabato 26 agosto, sarà affidata all'intervento del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. 10.000 camere d'hotel prenotate in oltre 400 alberghi della Riviera, dove si stimano 200.000 presenze alberghiere per un indotto di circa 4 milioni di euro. Aggiungendo le spese extra hotel si arriva addirittura a 16 milioni di euro. Sono le ricadute economiche e turistiche evidentemente del meeting di Rimini, snocciolate dall'assessore regionale Andrea Corsini, che ricorda le 800.000 presenze complessive agli eventi della kermesse dello scorso anno. E poi naturalmente non ne abbiamo parlato nel servizio, gli spettacoli, ad aprire il cartellone la Madama Butterfly di Puccini domenica sera, interpretata in forma di concerto dalla China National Opera House con 170 artisti sul palco, e le sette mostre allestite all'interno dei padiglioni. Insomma, davvero una kermesse importante, molto frequentata come ogni anno a partire dal 20 agosto e fino al 26. Non c'è altro, con la nostra informazione mi fermo qua, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo come sempre che potete continuare a vederci in realtà streaming 24 su 24, tutte le produzioni, tutte quante, le edizioni sotto regionale, l'indirizzo telerimini.it, l'appuntamento con l'informazione come sempre è rinnovato per la prossima edizione del telegiornale, arrivederci.